Allora, è sicuramente una cosa difficile introdurre una persona del calibro di Sergio Chiamparino, che è stato considerato recentemente il sindaco più amato d'Italia e attualmente si trova in seconda posizione con il 65,7% dei gradimenti nella sua città. Quindi cercherò di non rubare molto tempo perché sono curioso di sentire la testimonianza del sindaco di Torino, che ci onora della sua presenza questa sera. Lo scorso febbraio sono diventato segretario dei Giovani Democratici, un bel gruppo di ragazzi, lavoratori e studenti, vicini al Partito Democratico, ma anche al mondo dell'associazionismo e del volontariato. In molti di noi c'è la voglia di impegnarsi in prima linea a livello amministrativo, per cercare di cambiare la realtà esistente o comunque portare uno spirito innovativo e un modo di fare politica nuovo, che vada oltre le vecchie divisioni, ideologie e steccati. Anche il segretario nazionale del PD, Dario Franceschini, nell'ultima Assemblea Nazionale dei Giovani Democratici che si è svolta il 15 marzo scorso a Milano, ha invitato i giovani ad impegnarsi, citando Don Primo Mazzolari: a cosa serve che le mani siano pulite se le avete sempre tenute in tasca? Proprio quest'anno ricorre il 50° anniversario della morte di Don Primo Mazzolari. Parroco cremonese, attivo in terra mantovana, uomo del grande fiume, umile e allo stesso tempo profeta. Come disse Giovanni XXIII, la tromba dello Spirito Santo in terra mantovana. Sappiamo però che per impegnarci in politica non basta l'entusiasmo, la voglia e la freschezza dell'età anagrafica, perché si andrebbe a scadere nel giovanilismo. Ma al contrario serve una formazione continua e un percorso amministrativo che si dia le basi per capire e fare la politica. A tal proposito oggi pensavo a due bellissime citazioni. La prima di Antonio Gramsci: agitatevi perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la vostra forza. Studiate perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. E la seconda di Zaccagnini: se loro sono bravi, studiano e si impegnano, noi dobbiamo farlo di più. Questa deve essere la bussola di noi giovani: studiare e formarci per agire professionalmente e creare i presupposti di un'Italia più meritocratica e più giusta. Infatti, di fronte a una crisi come questa, a un governo che sta impoverendo sempre di più la scuola e i comuni, che manca di rispetto nei confronti delle istituzioni come il Parlamento e la Presidenza della Repubblica, tutti noi giovani siamo chiamati ad agire. Quindi ringrazio il Partito Democratico Cremonese, in particolar modo il segretario Mauro Fanti, il professore Becchi e tutti i relatori che interverranno nel corso di questo corso di formazione, per averci dato questa grande opportunità di crescita politica. Cedo la parola a Renzo Rebecchi.